Ehi, salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Apple Zane. Oggi farò chiarezza su quello che è successo proprio ieri sera, ovvero il down, quindi l'offline di Facebook, Instagram e WhatsApp. Ma andiamo a scoprire insieme di cosa si tratta. Allora ragazzi, moltissimi utenti hanno ipotizzato di tutto, perché ieri sera, anzi dal pomeriggio più o meno dalle ore 5-6, quindi dalle 17-18 fino a questa mattina praticamente, Facebook, Instagram e WhatsApp, le tre famosissime applicazioni, non funzionavano o non funzionavano correttamente in tutto il mondo. Ma andiamo per ordine e parliamo di Instagram, perché Instagram è stata la prima delle tre applicazioni a non funzionare in modo corretto. Non si potevano visualizzare le storie, pubblicare le storie, mettere mi piace, visualizzare i commenti, i mi piace, commentare, praticamente non si poteva fare assolutamente nulla. L'applicazione è rimasta offline quasi completamente per circa 6, 7, 8 ore. È stato veramente pesante per noi che lavoriamo sul web, perché queste tre applicazioni, soprattutto Instagram, praticamente ci servono come l'acqua, ma purtroppo non hanno funzionato. Ma passiamo poi a Facebook, la seconda applicazione ad aver subito questa limitazione. Praticamente non si poteva né pubblicare post, né stati, né condividere, né mettere mi piace, né visualizzare la home page, non si poteva fare assolutamente nulla. Stessa sorte toccata a WhatsApp, che però funzionava in parte, cioè i messaggi normali venivano mandati, ovvero quelli testuali. I messaggi vocali non venivano inviati, non venivano ricevuti e addirittura immagini e video erano impossibili da ricevere o inviare. Praticamente mezzo mondo ha avuto disagi con tutte e tre le applicazioni più famose ed usate al mondo. Questo perché, ragazzi? Ora vi spiegherò in breve cos'è successo. Intanto vi dico che queste tre applicazioni, ovvero Facebook, Instagram e WhatsApp, hanno un unico proprietario, ovvero Mark Zuckerberg, che è praticamente il fondatore e creatore di Facebook. All'epoca acquistò sia Instagram sia WhatsApp, appunto per inglobarli all'interno del suo pacchetto di applicazioni. Bene, siamo arrivati ad oggi. Oggi praticamente tutto è stato risolto, il problema è rientrato, ma questo problema non era un vero e proprio problema, ma effettivamente è stato un attacco hacker. Secondo le ultime informazioni, si tratta di un attacco hacker veramente massiccio, ragazzi. Infatti vi mostro questo screen che ci mostra appunto un attacco DOS. Per chi non sapesse cos'è un attacco DOS, ragazzi, io ve lo leggo in breve anche perché voglio essere più specifico e non voglio utilizzare le mie parole per farvelo capire. Infatti lo leggo dall'articolo di applezane.net, che vi ricordo trovate qui sotto in descrizione con tutti gli approfondimenti. Ma eccoci qui. Allora, per chi volesse sapere maggiori informazioni sull'attacco hacker in corso, vi dico che si tratta di un classico ma massiccio DOS, dall'acronimo Distributor Denial of Service, ovvero in italiano interruzione distribuita del servizio. L'attacco DOS o DDoS è un caso particolare di attacco DOS, semplicemente Denial of Service. Lo scopo di un attacco DOS è quello di saturare le risorse informatiche e di rete di un sistema informatico che distribuisce diverse tipologie di servizi. Nell'ambito del networking, dunque, un attacco DOS punta a rendere irraggiungibile un sito o un server saturandone la banda di comunicazione. L'attacco DOS, che lascia intravedere il nome, non è altro che un attacco DOS in grande, all'ennesima potenza, insomma. Anziché colpire un solo portale web o un piccolo server, un attacco DOS punta a rendere irraggiungibili ed inutilizzabili i data center, ovvero le reti di distribuzione dei contenuti o servizi DNS. Per far questo, gli hacker dietro un attacco DOS sfruttano un maggior numero di ricettrici e impiegano un quantitativo di risorse superiori rispetto ad un normale attacco DOS. In questo modo si riesce a neutralizzare l'obiettivo nel giro di pochi secondi, causando danni che persistono nel tempo, da qualche ora ad alcuni giorni, a seconda della prontezza con cui si risponde all'offensiva. Ora ragazzi, questo che ho letto è praticamente il riassunto di cos'è un attacco DOS, ma è praticamente successo questo. Degli hacker, dei presunti hacker, non si sa, russi, cinesi, non si sa ovviamente nulla riguardo, hanno effettuato questo attacco. Ragazzi, è chiaro che rintracciare la sorgente, quindi chi ha creato questo attacco, è veramente impossibile. Facebook sicuramente lavorerà per indagare sull'accaduto, ma diciamo che un attacco massiccio di questi livelli, che riassumo
è un attacco non direttamente ai siti web, ma ai data center, ovvero ai server. I server che controllano l'intero funzionamento e tutti i dati che sono in possesso di Facebook, Instagram ed anche di WhatsApp. In pratica, i server attaccati vengono rallentati perché le risorse di questi server, quindi RAM, processori, eccetera, vengono incrementate, sforzate al massimo, inviando pacchetti di dati incredibili, ragazzi, incredibili. È stato un attacco veramente massiccio. Tra l'altro, ragazzi, volevo assolutamente complimentarmi con tutte quelle persone che sui social stamattina, ieri sera, hanno cominciato a dire cavolate su questa argomentazione. Non perché non conoscessero la motivazione, possibilmente non la conoscevano, ma solo per fare audience. Cioè, qualcuno ha scritto: forse Facebook non funzionava perché recentemente hanno messo la dark mode. E io, ma che cosa? Perché su Messenger hanno messo la dark mode e non dovrebbe funzionare WhatsApp? Instagram? Non capisco, ragazzi, non capisco. Molte persone hanno anche speculato su questa cosa dicendo che c'è stata una rivoluzione, eccetera, eccetera. Mi sono arrivati messaggi che io veramente ho scartato, ho bloccato anche persone. Non so se riesco a farvi vedere qualche screen, casomai lo metto qui alla mia sinistra, alla vostra... No, sempre vostra sinistra, non lo so, sì, ok? Dove praticamente utenti mi contattavano per dire: manda questo messaggio a tot persone, Facebook riabiliterà Facebook, Messenger. Ma ragazzi, ma perché? Perché queste cavolate? Perché queste assurdità? Cioè, speculare su un problema che comunque ha creato disagio. È chiaro che fondamentalmente possiamo anche vivere senza Facebook, WhatsApp ed Instagram, ma le nostre vite purtroppo sono così abituate a parlare con tutti, a guardare le cose che fanno tutti, che in quel momento tutti siamo entrati nel panico. Io compreso, ragazzi, purtroppo siamo tutti dipendenti dai social, io, ripeto, compreso, ed infatti non usare Instagram per me è stato pesante, non solo perché seguo amici, parenti, eccetera, ma soprattutto perché lavorativamente parlando vi informo di tantissime novità, eccetera, eccetera. Tra l'altro non abbiamo potuto condividere articoli, video, eccetera, in maniera molto completa a causa appunto di questi social. Per me personalmente non è solo un modo per comunicare con voi, ma è un modo anche per lavorare meglio, perché Facebook, WhatsApp ed Instagram, soprattutto Instagram e Facebook, mi servono per condividere ciò che faccio lavorativamente parlando, e quindi è stato per me un danno economico. Speriamo che questi hacker muoiano bruciati in un incendio, non lo so, non auguro la morte a nessuno, oppure sì. Io, ragazzi, sono rimasto veramente sconvolto, sia per il fatto che questo attacco è stato veramente massiccio, cioè una cosa del genere non si vedeva da ormai parecchi anni, cioè mettere down, quindi buttare a terra tre delle app più famose al mondo, non è da tutti, cioè non tutti riescono a farlo, e questa cosa è stata grandiosa nella sua immensità. È come l'eruzione di un vulcano che distrugge una città, è grandiosa, cioè una cosa assurda, però ovviamente è una catastrofe. Ed infatti, pur essendo stata grandiosa questa cosa, questo attacco hacker, è stata una catastrofe, perché vi dico anche che Telegram ha guadagnato 3 milioni di utenti nel giro di poche ore con il down appunto di Facebook, Instagram e WhatsApp. È stata veramente una manna dal cielo per Telegram, però purtroppo adesso funzionano nuovamente per Telegram e gli altri social, e quindi tutti si rispostano di nuovo su Instagram, WhatsApp e Facebook. Ora, ragazzi, la conclusione di questa storia qual è? Io ho imparato due cose in questa storia. La prima è che purtroppo siamo nelle mani di nessuno, nel senso che qualsiasi cosa un hacker voglia fare può farla, perché a quanto pare siti web come Facebook, WhatsApp o applicazioni del genere, Instagram, eccetera, possono essere buttate giù così, ragazzi, cioè con uno schiocco di dita. E questa cosa mi preoccupa, perché i nostri dati potrebbero essere in pericolo, o comunque, non lo so, cioè c'è stata una facilità troppo estrema, ragazzi, troppo estrema. La seconda cosa che ho imparato, invece, è che siamo molto dipendenti dai social. Sì, nel mio caso va bene, anche lavorativamente parlando, però, ragazzi, siamo troppo dipendenti dai social. Purtroppo questa cosa, pur essendo sbagliata, andrà nel tempo a peggiorare. Io ne sono consapevole, io stesso non posso fare a meno dei social, ripeto, sia lavorativamente parlando, sia per amici, famiglia, fidanzata, eccetera, ma purtroppo ormai abbiamo una dipendenza tale che
queste applicazioni, una volta che ci vengono tolte, noi, non lo so, sentiamo il bisogno di riaverle immediatamente. Cerchiamo alternative, in questo caso Telegram, ripeto, ha guadagnato 3 milioni di utenti durante poche ore e cerchiamo ovviamente di sopperire a questa mancanza. Ad esempio, ieri sera io mi trovavo a casa di parenti con cugini, grandi, piccoli, tra i 2-3 anni, 15 anni, fino ai 30-35 anni, e tutti erano impanicati, soprattutto i giovani, la quindicenne ad esempio, erano tutti impanicati perché WhatsApp non inviava i vocali, WhatsApp non riusciva a mandare video, foto, Instagram non riuscivano a vedere le storie, a pubblicare storie, quindi c'è stato un panico generale. Ovviamente in base alla fascia di età c'è chi si è preoccupato di più, c'è chi si è preoccupato di meno. Io stesso mi sono un po' preoccupato perché ho detto: guarda, ho rovinato una giornata lavorativa perché non sono riuscito a far arrivare a tutti ciò che è stato il mio lavoro sui social, oltre che sull'app iAppZain. Però c'è da dire, ragazzi, che mi sono trovato anche bene, perché stare quelle ore senza utilizzare il mio iPhone ogni tanto fa bene. Cioè, mi sono trovato bene, devo essere sincero, ogni tanto fa bene staccare. Io sono tutti i giorni 24 ore su 24 collegato online, con l'iPhone in mano, che, non lo so, parlo con voi, lavoro, pubblico qualcosa sui social. Cioè, diciamo che la mia vita, purtroppo o per fortuna, dipende dai punti di vista, gira attorno a questo. E quindi essere un po' libero mi ha, non lo so, ho fatto un po' rilassare. Ieri non era una giornata top per me, un po' di casini, cioè nel senso, non era una classica giornata felice, ma non ero scontento. Era solo che tutto andava storto ieri, e per completare l'opera, anche WhatsApp, Facebook e Instagram mi hanno danneggiato anche lavorativamente parlando. Però ragazzi, mi sono rilassato, sono tornato a casa normale, felice, contento, dopo una serata passata con i miei parenti, e ho capito che magari ogni tanto fa bene staccare. Sì, ormai non possiamo più fare a meno dei social, ma chi dice che non possiamo staccare ogni tanto da questo mondo parallelo virtuale? Io come al solito, ragazzi, vi saluto, vi ringrazio ovviamente per aver visto questo nuovo video. Come al solito arriviamo a 200 mi piace per il prossimo episodio. Iscrivetevi e commentate, ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre qui con Mirko per AppleZain.net, e ciao! Vuoi rimanere sempre aggiornato sul mondo Apple? Scarica la nostra app, la trovi qui sotto in descrizione. Vuoi sapere le ultime novità Apple in anteprima? Vuoi sapere cosa faccio nella vita privata? Seguimi su Instagram e non te ne pentirai! Grazie ad AppleZain.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon, ed il link lo trovi qui sotto in descrizione o sotto al logo del nostro sito AppleZain.net.